Ben ritrovati, ultimo appuntamento della settimana con Azzurra Sport. Tanto basket nell'appuntamento odierno perché scattano playoff e playout in Serie A2, in Serie B e in Serie C Gold. Cominciamo dalla Serie A2, cominciamo dalla Paffoni che è partita questa mattina in direzione Iesi, dove domani alle 20:30 affronterà le Betulline per il primo match della Serie Playout. Abbiamo seguito l'ultimo allenamento prima della partenza della squadra di Coach Faina. Il momento degli scherzi è finito, si comincia davvero a fare sul serio per la Paffoni, attesa da gara 1 al Palatricoli contro Iesi. Una partita Eros a cui la squadra arriva in che condizioni a livello fisico e a livello mentale? Ma io direi che a livello mentale direi buona, una buona condizione, perché le tre vittorie hanno portato un po' di fiducia in casa e quindi direi che sotto quel punto di vista non possiamo lamentarci. A livello fisico, naturalmente siamo a fine stagione, abbiamo gestito in settimana qualche piccolo acciacco, ma la condizione della squadra è buona, come si è potuto vedere comunque nelle ultime tre partite. La squadra ha dimostrato di esserci, di competere fino in fondo per cercare di ottenere questa salvezza, che sarebbe veramente un sogno quest'anno. Una squadra Iesi che sarà diversa rispetto a quella che ha finito il campionato. Lo ha finito malissimo con una sola vittoria nelle ultime 13, però è cambiata molto con l'innesto di Corbett, con il cambio dell'allenatore, con l'arrivo di Sorokas. Sì, è cambiata molto e adesso vedremo domenica in come è cambiata questa squadra. Naturalmente Sorokas ha portato più fisicità sotto canestro, ma diciamo non ci impensierisce adesso la cosa. Andiamo, facciamo la nostra partita e vedremo in questa serie chi la spunterà. Galloway è tornato ad allenarsi, quindi ci sarà. Gli annunzi ancora i box da vedere se potrà scendere sul parquet, no? Sì, Galloway era una semplice influenza smaltita e gli annunzi, stiamo cercando di capire la strategia migliore per poterlo gestire in questa serie, cercando di averlo per tutta la serie, ma senza costringerlo a fermarsi. E in Serie B playout anche per la Mami, che affronta al Pala Igor il CUS Torino, tra l'altro ingresso gratuito per tutti gli appassionati di basket. In Serie C Gold invece la Poliopostici Pir al Pala Raccagni attende la visita di Casale Monferrato. La carica in settimana l'ha suonata Claudio Sacco, capitano della Mami, che ha chiamato a raccolta il pubblico di Fede Oleggio in vista di gara 1 dei playout che si giocherà domani alle 18 al Pala Igor di Novara. Cambia la sede, non più il Palasport di Via Verdi, ma il più capiente Pala Igor, e proprio per questo la società ha deciso di attuare una politica comprensibile, vale a dire ingresso gratuito, in modo tale da trasformare il tempio della pallavolo per un pomeriggio in un tempio del basket. La partita sulla carta si prospetta abbastanza agevole, in quanto il CUS Torino, avversario di questo turno playout in stagione, ha vinto una sola partita contro Trecate. Gli altri due punti in classifica sono arrivati con la vittoria a tavolino all'andata al Pala Agil. C'è però un problema, che sono le condizioni fisiche di alcuni giocatori di Cecco Vescovi, in particolare del play Andrea Resca, che ha dovuto dare forfè nelle ultime uscite, ma che domani dovrebbe essere della partita per dare il suo fondamentale contributo alla causa. Gara 2 in programma martedì sera, sempre alla Pala Igor, mentre poi successivamente la serie si sposterà a Torino. È tempo invece di playoff in Serie C Gold con la Poliopostici Pir Domodossola, che al Pala Raccagni attende la visita di Casale Monferrato. La squadra in queste due settimane si è preparata molto bene per questa sfida. È un po' da agosto che aspettiamo questo momento, perché comunque è il momento cruciale del campionato, è dove volevamo essere all'inizio di questi playoff. Incontriamo una squadra giovane che fa dell'energia e del ritmo la sua forza. Sappiamo dove poter far male, sappiamo dove non dobbiamo farci male. Quindi in queste due settimane abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli e i ragazzi sono tutti disponibili e pronti, carichi per affrontare gara 1, anche perché comunque gara 1 è quella che poi di solito decide la serie. Bisogna dare subito un'impronta di chi comanda, ecco.
E domenica è importante per il calcio dalla Serie D fino alla terza categoria. Nel prossimo servizio facciamo il punto. Lo Sporting potrebbe anche ottenere l'aritmetica promozione in caso di vittoria sul campo della Novese, di contemporaneo passo falso della Caronese in casa contro il Gozzano. In eccellenza fare i puntati sul derby playoff della Galli tra Stresa e Baveno. Ultimi 180 minuti di gioco in Serie D. La prima della classe Sporting Bellinzago ha l'occasione giusta per l'immediato riscatto dopo il KO casalingo di domenica scorsa con la rivale Caronese. I gialloblu affrontano infatti il fanalino di coda Novese, il retrocessa, e ormai in campo solo per onor di firma con tanti ragazzini. Insomma, quella di domani, pur nel rispetto dell'avversario che non deve mancare mai, sarà una passeggiata. Basti pensare che la Novese, nelle ultime due partite giocate, ha incassato 13 gol. La promozione potrebbe anche arrivare domani, qualora lo Sporting vincesse, come detto scontato, e il Gozzano fermasse la Caronese. Noi andiamo a Carono a giocarci le nostre carte, sottolinea il direttore sportivo Alex Casella, anche perché adesso siamo davvero in piena lotta per i playoff. Sappiamo che sarà dura arrivare quinti, ma non vogliamo avere rimpianti, conclude Casella. In eccellenza invece il programma le due semifinali playoff. A Borgaro, la squadra del Licio Russo, seconda in campionato alle spalle della Virtus Verbania, dopo aver dilapidato un grande vantaggio, affronta gli Orizzonti United di Luca Peritore. Sfida apertissima, anche perché negli ultimi due mesi i gialloblu sono spesso incappati in battute d'arresto casalinghe. Al Galli va invece di scena il derby tra lo Stresa, che in caso di parità al 120esimo raggiungerebbe la finalissima, e il Baveno, privo in questa occasione di due pedine fondamentali come Sogno e Quaglio. Per quanto riguarda la promozione, la Licese in un favore degli Orange spera la Romentinese, opposta in casa a Dormelletto. Il Cerano è ormai fuori dai giochi ed ospita il Ponderano. L'Accademia, in rampa di lancio verso i play-off, ospita il Cossato, mentre il Piedimulera affronta il Ceversano. In prima categoria dovrebbe essere la domenica del trionfo della Castellettese. I ticinesi ospitano al Pierino Rioli il Valestrona, mentre al Boroli c'è un possibile anticipo di play-off tra Synergy ed Arona. Interfarma ci va da grano, il Briga ospita il Cameri e in calendario c'è il derby Crevolese-Ornavassese. E chiudiamo con il podismo. Cresce l'attesa per la maratona della Valle Intrasca, in programma il prossimo 5 giugno. La starting list presenta già atleti di assoluto livello. Cresce l'attesa per una 42esima edizione della Maratona della Valle Intrasca che si preannuncia di alto livello. Le iscrizioni all'evento in programma il 5 giugno 2016 stanno seguendo il trend di quelle del 2014, quando ci fu il record di partecipazione con oltre 300 coppie iscritte, con grande soddisfazione del CAI Verbano che organizza da sempre l'evento. Scorrendo l'elenco, balza per esempio agli occhi la coppia Emanuela Brizio-Stefano Tresconi, candidata alla vittoria nella categoria mista. Da seguire anche la coppia composta da Annalisa Cappelletti ed Enrico Di Lullo e il duo Monica Brunati-Carlo De Giuli. Tra le coppie maschili, occhio a Claudio Bellinghieri, vincitore delle prime due prove del circuito VCO Top Race, di cui anche la Maratona della Valle Intrasca fa parte, e Claudio Garnier, e a Michele Fantoli, Cristiano Tara. In campo femminile sarà presente il duo Raffaella Miravalle e Deborah Cardone. Sarà in gara anche la vincitrice della Maratonina della Valle Intrasca 2015, Elena Colonna, in coppia con Marilena Fall, quarta al recente Orna Trail. Come ampiamente annunciato, sarà confermato il percorso lanciato nel 2014, un tracciato di 35 km e un dislivello totale, positivo e negativo, di 1634 metri. Fino alla fine di aprile la quota di iscrizione sarà di 65 euro a coppia, per poi salire a 75 fino al 31 maggio e a 85 euro fino alla chiusura delle iscrizioni, alle ore 7:20 del 5 giugno, giorno della gara. Per quanto riguarda la maratonina, attualmente la quota è 20 euro, che passerà poi a 25 e 30 euro. Intanto cresce l'apprezzamento nei confronti della Maratona della Valle Intrasca da parte di sponsor sempre più importanti. È recente infatti l'ufficializzazione del rapporto di collaborazione con Scarpa, azienda italiana leader nella produzione di calzature da montagna, alta quota, escursionismo, scarponi da sci alpinismo, telemark, freeride e arrampicata. Scarpa sarà main sponsor dell'evento. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con Viceazzurra TV.